Il 25 aprile, ai tempi del coronavirus, è una festa della liberazione diversa da tutte le altre. Lo è per necessità, perché il divieto di assembramenti esclude cortei e partecipazione popolare. Quello di oggi è un 25 aprile in cui si è distanti per forza di cose, ma idealmente vicini. E a Vasto, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia non rinuncia a deporre l'alloro sotto i simboli eretti a memoria di quanti hanno perso la vita per donare al paese la democrazia. In questi giorni particolari, in cui siamo obbligati dall'emergenza sanitaria a stare in casa, rinunciando alla libertà di movimento e socializzazione, l'anniversario dei 75 anni dalla liberazione dal nazifascismo diventa ancor più significativo, affermano due esponenti dell'ANPI di Vasto, il presidente Domenico Cavacini e Michele Massone. Abbiamo pensato che fosse più importante ricordare alcune figure che nel nostro territorio hanno avuto un ruolo attivo contro il fascismo e il nazismo, pagando prezzi pesanti. Cavacini e Massone ripercorrono una serie di fatti storici, episodi di cui sono stati protagonisti antifascisti e partigiani, alcuni dei quali sono stati commemorati da ANPI e Comune di Vasto negli scorsi anni. Antonio Ceri di Vasto, Angelo Cianciosi di Furci, Armando Ottaviano di Fresa Grandinaria e Leonardo Umile di Scerni. L'ANPI di Vasto ha anche aderito all'iniziativa dello SPI CGL intitolata Le stragi naziste e fasciste in Italia, ma anche su altri episodi inediti. La ricostruzione storica finalizzata a conservare e consolidare la memoria è tutt'altro che finita. Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire.